È uscito nello shop l'offerta dello scenario spaventoso, ragazzi. Sfide spaventose e super spaventose. E qui la situazione si fa molto più complicata. E sono riuscito a tristellare con gran facilità, devo dire. Tecniche veramente assurde. Ehi la gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Clash of Clans. Come completare le sfide spaventose e super spaventose che sono uscite proprio questa mattina all'interno del nostro carissimo clans. Ormai il TH15 è in arrivo, ragazzi. Stanno per arrivare anche aggiornamenti di Brawl, di Royale, insomma in questi giorni ci saranno tantissime novità e quindi affrontiamo subito queste due nuove sfide. Come sempre vengono poste in un livello base e in un livello più difficile. Queste sono le ricompense che si potranno ottenere giustamente per una sfida spaventosa, una bella vanga, mi sembra giusta. Come sempre vi chiedo un super like per supportare questo video e farmi capire che queste sfide effettivamente vi piacciono. Le fonti ve le lascio in descrizione e come sempre per rimanere aggiornati su tutto il mondo Supercell e Mobile Gaming, l'iscrizione al canale con campanellina, ragazzi, altrimenti giustamente non ho altro modo per comunicarvi queste cose se non i miei social. Vabbè, ovviamente come sempre quelli li trovate in descrizione. Allora, guardate che bella questa mappa con questo bel fantasmino. È una mappa a tempo, ci sono 3 minuti, quindi bisogna un attimino capire subito che cosa fare. Partiamo con la spiegazione. Questa è la parte più facile. Ci sono 5 le giganti scheletro, 10 fantasmi, la regina, 2 pozioni, pipistrello. Una volta spiegato andiamo con la prova pratica e poi ci spostiamo sull'altra strategia, dove però ci vorrà una tecnica diversa. Ultima cosa prima di partire, è uscito nello shop l'offerta dello scenario spaventoso, ragazzi, tutto tema Halloween. Se lo volete shoppare, come sempre non dimenticate che in alto a destra super facilmente si può inserire il codice QR come su tutti i giochi Supercell. Trovate anche il link in descrizione per inserirlo automaticamente se state guardando questo video dal vostro dispositivo mobile. Allora, il problema più grande di questa base è il castello del clan. Per tirarlo giù servono 3 fantasmi piazzati esattamente in questo punto. Dovrebbero riuscire a hittarlo subito. Fate molta attenzione a non dare la possibilità ai fantasmi di targettare prima il re. Una volta tirato giù il castello del clan, ricordatevi che questa mappa ha un grande problema. È completamente una mappa con trappole nascoste. In particolar modo Tesla, ce ne saranno subito 4, le prime 4. In questa zona qui dovrete piazzare 2 fantasmi royal che dovrebbero essere in grado da soli di tirarle giù tutte quante. Il placement perfetto dovrebbe essere proprio poco sotto quell'angolino rosso che vedete lì al centro dello schermo. Però ragazzi, inutile dirvelo, bisognerà fare un po' di tentativi. Come sempre ricordate che queste sfide, se le sbagliate, nessuno vi mangia. Si possono rifare all'infinito e sono super easy comunque sia con questi tutorial da completare. Una volta fatto ciò dovremo passare ai giganti scheletro e ci dovremo spostare qua sul gomito, se così vogliamo chiamarlo, che è il fantasmino. Più o meno in questo punto qui, ragazzi, io cerco di mettervelo sempre qua al centro dello schermo, bisognerà fare il placement del gigante scheletro. Lì ci dovrebbero essere altre 4 Tesla che dovremmo riuscire a tirar giù con l'esplosione che genererà il gigante scheletro. Stessa identica cosa bisogna fare poco più in alto, diciamo sulla mano destra del fantasmino. Sempre in questo punto, ragazzi, bisognerà piazzare un gigante scheletro. A seguire invece il terzo gigante scheletro andrà piazzato qui sopra la testa, precisamente sopra la punta della testa del fantasmino, in questo punto lì dove sta guardando quel goblin. E rispettivamente il quarto gigante scheletro andrà messo di nuovo sul gomito, questa volta quello di sinistra, quello opposto del fantasmino, ragazzi, in questo punto qua, poco sotto quel goblin, grazie ai goblin che mi stanno aiutando in questo tutorial. A questo punto dovremo gestire questa parte della mappa molto complicata. Ci sono ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 torri degli incantesimi con il veleno. Dovremo piazzare un gigante scheletro in corrispondenza della sesta, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esattamente dove è passato adesso quel goblin, ragazzi. Lì dovremo piazzare il gigante scheletro. Sarà in grado in quel punto di attivarle tutte, ma al tempo stesso prendere anche il target del municipio di livello 15. A questo punto dovremo piazzare una regina appunto sul municipio di livello 15. Inizierà a prendere danni, però molti meno grazie al gigante scheletro. A questo punto molto rapidamente ci dovremo spostare su l'arco X di destra, ragazzi, quello più lontano dal combattimento che ci sarà in corso, e piazzare entrambe le pozioni pipistrello. Come sempre, entrambi gli archi X sono in modalità terra, quindi i pipistrelli, una volta istrutto l'arco X, andranno sull'altro. Ma attenzione, perché in questo punto qua, dove ci sono queste lapidi, indovinate un po', c'è di nuovo un'altra Tesla nascosta. E quindi in quel punto servirà almeno un fantasma royal, mentre gli ultimi 4 li potrete piazzare rispettivamente 2 per lato alle estremità di questa fila di torri degli incantesimi. Quindi 2 in questo punto e 2 in questo punto daranno una mano a pulire tutte le strutture.
creature. La regina a quel punto avrà anche l'abilità a sua disposizione, vi ricordo. Arriveranno anche i pipistrelli in questo punto, insomma sarà molto facile andare a tristellare tutto quanto. Perfetto, ma adesso bando alle ciance, è il momento di applicare quello che abbiamo appena visto. Questo è il mio primo tentativo, vediamo se ci riesco subito. 1, 2, 3, fantasmi sul castello. Vediamo un pochettino, ce la fanno senza grossi problemi. Proviamo adesso con due fantasmi qui, vediamo un pochettino cosa riescono a fare. In teoria sono abbastanza clean, riescono a togliersi tutto quanto. Andiamo adesso qui con un bello scheletrone piazzato abbastanza bene. Andiamo qui adesso con un altro scheletrone piazzato abbastanza bene. Andiamo qui di nuovo con un altro scheletrone. Ok, le posizioni le sto azzeccando abbastanza. Andiamo qui con un altro scheletrone. Questo non mi è piaciuto proprio tantissimo, ma ok ragazzi, nel frattempo vi faccio vedere le bombe che esplodono tutte quante. Guardate che bel lavoro che combinano. Sbam, guardate, perfetto. A questo punto, come detto prima, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Andiamo a piazzare qui il nostro gigantino. Andiamo qui così, andiamo qui così, andiamo qui così con un altro. Andiamo poi di qua e di qua, ragazzi. Abilità della nostra reginella molto molto rapidamente. Vediamo un attimino cosa ci riesce a combinare. Le varie arcierine sono tutte quante andate quel paese. Il pet, la fenice, riesce a far resuscitare la regina. La regina zombie che resuscita, anche un po' ben pensata come cosa, ragazzi. Super easy questa sfida. Si riesce a triplare tutta. Eccola qui. Perfetto, ragazzi. Primissimo tentativo. Ovviamente ci pigliamo tutto, ragazzi. Anzi, vi dirò di più. Io sinceramente comincio quasi quasi a utilizzarla subito una pala. Pensavo di spostare una torta, ragazzi, in questo punto qua. Perfetto. Ok. Poi l'altra probabilmente l'andrò a togliere. Senza perderci in chiacchiere, però, adesso andiamo sulla sfida super spaventosa, ragazzi. E qui la situazione si fa molto più complicata. Come vedete qua, ragazzi, c'è parecchia robetta. Dovremo partire questa volta con due Royal Ghost in questo punto qua, ragazzi. Attenzione, perché vedete il King è sempre lì che gira, ma i Royal Ghost devono andare sul castello del clan, quindi bisogna essere super precisi per piazzarli sì nella casella, ma più il possibile verso il castello del clan. Avremo le stesse identiche truppe di prima a disposizione, ci sarà solamente il King, anche oltre alla regina, con la fenice, mentre la regina avrà a sua disposizione il tricheco. Dovremo poi rispostarci nel punto di prima, dove però potremo mettere solo un fantasma questa volta, quindi di nuovo massima attenzione, solo un fantasma. E ci spostiamo poi sul gomito sinistro del fantasmino, sempre per piazzare un solo fantasma. Idem sulla testa, come abbiamo visto prima, sempre un solo fantasma. Mano destra, sempre un solo fantasma, stesso punto. Gomito destro, poco più sotto, sempre un solo fantasma. Nel frattempo noterete che la mappa comincerà a riempirsi totalmente di scheletrini ovunque. Quello che dovrete fare è piazzare un gigante scheletro in questa casella qua, ragazzi. Andrà sulla torre bombardiera, ci metterà un pochettino a morire, ma quando lo farà probabilmente si porterà con sé tantissimi scheletrini. Aspettate ancora qualche istante, perché probabilmente usciranno altri scheletrini, sono davvero tantissimi. E poi andate a piazzare di nuovo nello stesso punto sempre un altro gigante scheletro dopo l'esplosione del primo. Quest'ultima avrà tolto di mezzo quella torre bombardiera, quindi il gigante potrà andare direttamente sulla torre degli incantesimi e una volta morto farà fuori la torre e tutti i vari scheletrini ancora che gli saranno andati addosso. Dopo questa seconda esplosione spostiamoci sul... Vabbè. Dopo questa seconda esplosione spostiamoci sul gomito di destra, ragazzi. Di nuovo piazziamo un gigante scheletro che questa volta però non esploderà. Riuscirà infatti a distruggere la torre bombardiera per poi scendere qua sotto andando a targettare la torre degli incantesimi. E questo, ragazzi, gli permetterà di stannare tantissimi scheletrini ancora una volta, esplodere e far fuori tutto, ragazzi. Una volta fatto ciò, ragazzi, le difese saranno ancora tantissime, ma se guardate con attenzione saranno tutte quante difese di terra. Questo vuol dire che le medesime due pozioni di pipistrello sempre sul medesimo arco X, quello di destra, faranno tabula rasa, andranno pian piano a distruggere tutto. E da qua, ragazzi, andiamo a ripetere anche la stessa azione del gigante scheletro sulla sesta torre incantesimo di veleno. Prenderà questa volta anche il target del secondo arco X, ma attenzione, questa volta avrà in suo aiuto il King sulla prima torre degli incantesimi in alto a destra. Ci sarà poi di nuovo la regina sul municipio e l'ultimo gigante scheletro che ci sarà rimasto lo potremo piazzare con calma in questo punto qua e andrà a togliere questa torre degli incantesimi di invisibilità. Ricordatevi, quando finiscono gli effetti di veleno, di attivare solo quel punto l'abilità del King, così non moriranno i suoi barbarelli e avrà tantissima potenza per il clean up della mappa. Indovinate un pochettino invece il fantasma royale dove va messo? Sempre nell'angolino qua in alto a destra. Lo potete mettere tranquillamente adesso con calma rispetto a prima. Tutto il resto lo potete piazzare con calma, ragazzi, dove volete. Diciamo che il fantasma royale andrebbe messo qui
qui ad aiutare il gigante scheletro, mentre l'ultimo fantasma andrebbe messo di nuovo in questo punto qua, nel gomito di destra, per andare a pulire questa zona che sarà quella più lontana per i pipistrelli. Insomma, i passaggi sono molti, non sono semplici, cominciamo a provare a tristellare. Ok ragazzi, eccoci qua, questo è il mio primo tentativo, mi butto subito con i due fantasmi royal che vanno sul castello del clan. Ok, mi butto anche subito qui appena si attivano le Tesla. Ok, eccole qua, subito la Tesla in quel punto. Ok, poi andiamo qua con un fantasmino. Ok, perfetto, andiamo qui con un fantasmino, andiamo qui con un fantasmino, andiamo qui con un fantasmino. Ok, dovrebbero pulire un pochettino tutto, diamoli qualche istante. Giustamente io vedo qua che in realtà due Tesla sono rimaste in piedi, vedo però che si attivano anche diverse trappole scheletrino. Aspettiamo che vadano giù tutti, vado a piazzare, ah, incredibilmente la torre bombardiera è già andata giù. Ok, guardate qua che delirio ragazzi che sta succedendo, vediamo se quel gigante riesce a resistere. A quanto pare no ragazzi, ma adesso posso andare anche qua con un altro, in teoria non è un problema ragazzi se mi è avanzato un gigante in più, anzi dovrebbe essere una cosa solo che positiva. Perfetto, benissimo, puliamo tutto quanto. Allora io a questo punto me la gioco così, metto un fantasma royal in più da questa parte, ok, per andare a togliere quella cosa lì che sappiamo che è veramente un problema. Vado a mettere ancora un fantasma royal in questo punto, sperando che mi tolga definitivamente quelle maledette Tesla. Me la sto giocando veramente un pochettino alla viva al parroco ragazzi, eh. Vado a mettere adesso due pozioni di pipistrelli qua ragazzi, seguo con un bel gigante scheletro sulla sesta torre bombardiera, proprio qua ragazzi. Mi conviene aspettare che vada giù tutto, a sto punto vado così, e lì ho fatto una cavolata ragazzi, ho detto di aspettare ma non l'ho fatto. Diciamo che me la sto giocando molto 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 ragazzi alla viva al parroco, diciamo. Il king paradossalmente se la sta giocando anche bene ragazzi. A questo punto devo per forza di cose mettere il gigante, aspettate, fantasma e gigante in questo punto, e l'altro gigante in questo punto ragazzi. Allora, incredibilmente me la sono riuscita a giostrare abbastanza bene, stanno uscendo tra l'altro ancora altri scheletrini, oh mio dio quanti ne stiamo attivando. Penso che questo attacco ve lo potrei anche tenere per farvi vedere come me la sono giocata, ma ragazzi sinceramente non c'è tempo come vedete per il clean up completo, quindi bisogna rifare tutto cercando di seguire di più le regole e soprattutto cercando di tenere un pochettino meglio le tempistiche. Vediamo un po' chi riesce a stanare tutto, gli scheletrini vanno da lui, sembra abbastanza stabile la situazione in realtà. Posso mettere i due fantasmini, cioè i due pozioni pipistrello qua, perfetto, aspettiamo con calma che comincino a lavorare. Nel frattempo metto 1, 2, 3, 4, 5, 6 qua il gigante scheletro, non l'ho messo super preciso ma va bene. Mettiamoci anche il king a questo punto, tanto i pipistrelli cominciano a lavorare, aspettiamo un attimo la regina. Ok, andiamo a mettere il king, andiamo a mettere qua il fantasma, andiamo a mettere qui lo scheletrone, abilità della regina. Ok, stavolta abbiamo rispettato molto meglio le regole e adesso cerchiamo di fare un clean up andando a mettere qui un fantasmino ad esempio. Adesso me la sono un po' reinventata, ho deciso di metterli al centro ragazzi, non so se poi è stata veramente una grandissima idea, però credo proprio di sì in realtà. Sì, gli ultimi due fantasmini royale ve li dovete giocare un pochettino voi ragazzi. In questo attacco ho rispettato molto più le regole e sono riuscito a tristellare con gran facilità, devo dire. Tecniche veramente assurde, possiamo considerare tutto quanto completato. Ci arriveranno anche le varie ricompense, beh giustamente l'avevo già vinta prima la ricompensa ragazzi, avendo già 5 pozioni. Ricordatevi di stare sempre attenti, potreste avere un tasto ottieni, io in questo caso ovviamente ne ho già 5, quindi converto volentieri il tutto quanto in gemme che sono sempre utili. E con questo ragazzi abbiamo completato entrambe le sfide spaventose, quindi mi raccomando, se ancora non l'avete fatto lasciate un bel like, l'iscrizione al canale e la campanellina per rimanere aggiornati su tutte le prossime sfide, le novità del mondo del mobile gaming, del mondo Supercell, insomma tutto quello che trattiamo in questo canale. Mi raccomando ragazzi, alla prossima, ciao belli.